Amici del Futsal, buonasera, benvenuti al Pala Rigopiano di Pescara. Quest'oggi 24esima giornata del massimo campionato nazionale di calcio a 5. La Colormax Pescara ospita la squadra veneta della Camedosson. Coco a servire le... C'è l'alta pressione dei veneti, la conclusione ribattuta e poi è proprio Schiocchet Murillo a portare in vantaggio dopo soli 42 secondi di gioco gli ospiti. Belsito affrontato da Paulinho, salta il diretto avversario, è bravissimo Mazzocchetti in questo caso nel tentativo di andare a servire il compagno, poco preciso anche Mazzocchetti con i compagni, la stavano combinando grossa. Ed è nuovamente Ugrani a battere, batte male, intercetta la palla il Pescara. Paulinho per Ferraioli, attenzione, incredibile la traversa colpita, aveva costruito molto bene questa possibilità. E arriva proprio Paulinho, lo abbiamo detto 10 secondi fa, il peso richiesto da Saverio Palucci ha trovato il suo risultato. Parte il contropiede del Pescara, Coco, lo stesso Coco, libera la palla e poi è Murillo a parare la conclusione di André. Si va a vedere in zona offensiva anche il neo entrato Azzoni, Le Ferreira, bravo Pietrangelo. Siamo di là con Azzoni che si gira, scheggia il palo, la conclusione di Giacomo Azzoni. Coco dentro per Paulinho che viene trattenuto, proteste, cioè forse è un po' troppo lasciato andare. Dall'altra parte è Le Ferreira, cartellino giallo, vediamo, è il secondo. Giappa da Grippi e trova la rete la Camedosson, 6 minuti 32 secondi al termine. Mazzocchetti immediatamente rilancia dall'altra parte, Morgado intercetta, Paulinho la battuta. E arriva la rete, è stata annullata per un tocco di mano.